Quarta edizione per Giro Gustando in Maremma, in questa stagione 2020-2021 si adatta alle normative anti-Covid, con i cuochi che si incontrano in digitale danno vita a due serate gemelle, anche se a distanza. È stata la vecchia Oliviera di Campagnatico ad inaugurare questa nuova edizione, una serata che ha regalato gusti e sapori antichi e nuovi in un incontro tra la tradizione di Maremma e quella delle terre di Siena. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra CAT Confesercenti e Camera di Commercio e grazie al contributo attraverso Vetrina Toscana della Regione. Ad aprire questa iniziativa sono stati due veterani di Giro Gustando, lo chef del particolare di Siena, Luca Tartaglia, e quella della vecchia Oliviera di Campagnatico, Fabiola Subissati. Il mio rapporto alla cucina è ogni anno che passa è sempre più emozionante. Perché mi appassiona, mi intriga, è una cosa che è nata dentro di me. Venuta dalla nonna materna e la zia materna, due cuoche di eccellenza, tutto casalingo, e da piccolina, pur di non farmi fare danni, mi mettevano con il cucchiaio a girare le uova nella farina e da lì è nato il tutto. Non sono una chef, ma sono una maestra nell'evolversi del tempo. Ho smesso, ho fatto altri lavori aiutando mio padre che ha un salumificio, e poi con mio marito abbiamo intrapreso questa linea del ristorante, prima come cameriera perché avevo degli chef e poi non andavo molto d'accordo con le loro idee, mi sono buttata in primis in cucina, e da lì è iniziato il viaggio. Non è il primo anno che partecipa a Giro Gustando questo. Che cosa le piace di questa formula? Allora, mi piace molto perché, a parte quest'anno purtroppo per il Covid, l'approccio con gli altri ristoranti e quindi gli altri chef. Siccome sono una persona che osservo molto e da lì ne traggo molto giovamento, con gli altri chef ho rubato con gli occhi alcuni piatti, anche modi di servire, l'impiattamento, nuove idee per mettere dei cibi con altri, e il rapporto anche veramente di amicizia, perché con gli altri ristoranti abbiamo sempre avuto, dopo aver fatto il Giro Gustando, un lavoro insieme. Tutti gli anni facciamo un lavoro insieme, specialmente con la signora Silvana del ristorante del Falco di Pienza. Giro Gustando è arrivato in Maremma alla sua quarta edizione, con partenariati importanti, consorzio della DOC Maremma, consorzio dell'Oliva Seggianese, consorzio della Castagna del Monte Amiata. Ma il modo per valorizzare la ristorazione, valorizzare complessivamente la gran parte delle produzioni locali del territorio. Un'iniziativa che incontra sempre grande assenso delle persone, il piacere di trascorrere delle serate mangiando bene, ma anche attraverso quelle relazioni sociali e dello stare bene insieme, che in questo momento ci stanno anche mancando molto. Si riparte con Campagnatico, e una modalità peraltro diversa dal passato, perché i nostri ospiti sono stati sempre presenti nelle precedenti edizioni. Quest'anno abbiamo collegamenti da remoto, quindi una novità assoluta, non sempre al meglio della sua efficienza, ma ovviamente anche in questo modo proveremo a migliorare le nostre performance. D'altronde questo era richiesto dalla responsabilità di dover osservare le regole assolutamente necessarie in questo momento.